Siamo con Jack Alladio, capitano del Busca della scorsa stagione, per parlare di questo inizio stagione che vi attende. Allora Jack, una nuova categoria per te e per la squadra, siete carichi, siete pronti per questa nuova esperienza? Sì, sicuramente sarà una bella esperienza per tutti, siamo pronti e motivati direi. Adesso stasera iniziamo con le prime corse, vediamo di darci tutti da fare, il mister è carico, l'ho parlato un attimo prima, siamo tutti pronti. Ecco, la tua conferma è stato un punto importante nella costruzione di questa squadra, immagino da te molto voluta. Certo, per me era sicuramente una cosa voluta, l'altro anno mi sono trovato benissimo, sono tornato a casa poi, io che sono di Busca, quindi è stato uno dei punti fissi a rimanere qua da subito. Non c'è stato il problema a trovare l'accordo e proseguiamo molto volentieri tutti insieme. Per quanto riguarda le avversarie e il campionato che vi attende, ti sei già fatto un'idea, secondo te cosa vi aspetterà? Ma sarà sicuramente un campionato tosto, il livello è sicuramente alto e secondo me anche abbastanza competitivo, più o meno tutte allo stesso livello, salvo magari qualche sorpresa che ci può sempre stare. E l'importante è sicuramente iniziare bene subito e vivere un po' sulle ali dell'entusiasmo. Un'ultima battuta legata a due novità di questa stagione per voi. Una è legata ai giovani, nel senso che l'altro anno non c'era questo problema, mettiamola così, e quindi come pensi di relazionarti ai molti ragazzi giovani che avete in gruppo? E la seconda è legata invece al discorso delle sostituzioni che passano da 3 a 5, anche questo è un cambiamento che potrebbe essere interessante. Beh, allora, per quanto riguarda i giovani, sicuramente devo dire che quest'anno mi sento ancora più vecchietto, perché sono tutti molto giovani e farà sicuramente la differenza anche avere un buon gruppo di giovani, inserirli bene, quindi appunto essendo tra quelli un po' con qualche annetto in più sarà anche il compito mio cercare di integrarli bene e farli prendere subito il ritmo. Per i cambi invece è una cosa che ho saputo anch'io solo all'ultimo, non sapevo di questa eventualità e finalmente i mister potranno dire quando vogliono cambiare metà squadra alla fine del primo tempo finalmente possono farlo. Però bisognerà adattarsi anche a questa cosa. Grazie. Niente.